Tango. Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. L'ospedale da campo donato dal Qatar al Veneto durante l'emergenza della prima ondata del Covid sarà affidato alla protezione civile per metterlo a disposizione dei profughi in arrivo dall'Ucraina. Lo ha annunciato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia durante la conferenza stampa, spiegando che la struttura potrà servire come centro di accoglienza magari al confine. La struttura è una superficie totale di 5.200 metri quadrati costituita da 4 tende grandi, 2 di medie dimensioni e una più piccola. Ce l'hanno regalato, ha ricordato Zaia, e ho ritenuto opportuno che non resti materiale da magazzino in Veneto perché può servire a chi ne ha più bisogno. In Veneto intanto sono stati già registrati 5.900 nuovi arrivi di cittadini ucraini. Si conferma la fase di rialzo per il Covid in Veneto, anche gli esperti attendono prima di parlare di effettiva nuova ondata. I nuovi contagi sono stati 6.601 nelle ultime 24 ore, 13 purtroppo le vittime. L'incidenza di positivi sui tamponi è del 9,23%, il numero di quanti hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia sale quindi a 1.408.158. Balzo all'insù invece per il dato dei soggetti attualmente positivi, 63.811 con più 3.144 positivi rispetto a ieri. Regge invece la situazione negli ospedali, i malati Covid ricoverati in area medica sono 764, meno 1 rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 55, meno 1 rispetto a ieri. Resta sul numero residuale dell'attività vaccinale, ieri sono state fatte infatti 3.986 somministrazioni, delle quali 210 prime dosi. Veniamo alla cronaca. Un tir guidato da un 55enne di origini rumene ha per sbaglio inforcato la zona ZTL a Padova e tra uno spigolo ammaccato dall'urto del tir e lo sbriciolamento di qualche facciata di palazzine storiche che si affacciano in via Barbarigo è approdato in piazza Duomo, non senza danni causati a terzi che hanno chiamato disperatamente le forze dell'ordine. I tutori hanno bloccato il pesante mezzo davanti al Duomo di Padova. Con immacolata sincerità, l'autista ha detto ai poliziotti intervenuti che fin da subito si era accorto dell'errore, imboccando una via che non corrispondeva a Viale Inghilterra, la meta di destinazione, ma gli era impossibile tornare indietro. Ancora la cronaca, ieri sera invece i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Legnaro per soccorrere un giovane uomo scivolato in una bocca di lupo profonda 3 metri dopo aver tolto la grata per recuperare un anello caduto all'interno. I vigili del fuoco intervenuti da Piove di Sacco e da Padova con la squadra SAF si sono calati all'interno della bocca di lupo raggiungendo il ferito a cui è stato prestato poi il primo soccorso per poi essere immobilizzato e quindi issato in superficie. Il 24enne è stato assistito dal personale del SUEM e poi trasferito all'ospedale con traumi agli arti. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in viale della elettricità a Marghera per un incidente accaduto tra una ferrocisterna in manovra carica di olio combustibile che ha investito una cisterna di un auto articolato di cereali. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, nessuna perdita anche di prodotti. I pompieri arrivati da Mestre con un'autopompa, un autobotte, il carro NBCR, un mezzo di supporto e 12 operatori hanno messo in sicurezza il vagone del treno merci verificando che non vi fossero state perdite. Danneggiato solo il rivestimento esterno della ferrocisterna che dopo tutti i controlli è stata fatta proseguire per il terminal, danni esterni anche per la cisterna di cereali. Dopo l'area Cani, aperta al nuovo Parco dei Salici a Cadoneghe storica, anche quella di via Guido Franco, già delimitata e utilizzata dai proprietari dei cani, sarà dotata di un nuovo cancelletto per l'ingresso tramite
la tessera. Non solo, è in arrivo sempre a Cadoneghe anche una fontanella per il ristoro degli animali. La procedura per ottenere la tessera a Cadoneghe non cambia, così come per il contributo, 15 euro una tantum per i cittadini residenti nel comune, 25 euro invece per quelli non residenti. Il pagamento può essere effettuato anche tramite piattaforma MyPay e la tessera viene successivamente ritirata presso lo sportello del cittadino. La formula dell'area cani con ingresso tramite tessere è stata apprezzata a Cadoneghe storica e quindi verrà replicata anche a Meglianiga. Oggi sono stati presentati alla stampa i due nuovi rivoluzionari prodotti associativi che, mettendo in rete le ville venete e proponendo agevolazioni offerte su itinerari turistici di prossimità, sono all'insegna dell'arte, della bellezza e anche del gusto. Si tratta del Grand Pass e del Grand Tour. Le ville venete, dislocate tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, sono ben 4.300. Molte di queste sono ville palladiane, come la Rotonda, che con Villa Maser è patrimonio UNESCO. Vediamo. L'Associazione per le Ville Venete è un'associazione che esiste ormai da più di 40 anni. Per essere precisi, è stata fondata nel 1979 e riunisce i proprietari di ville venete oppure persone che le rappresentano, che le gestiscono. L'associazione organizza tutta una serie di attività che innanzitutto rendono consapevoli i proprietari e chi gestisce le ville di quello che è il potenziale di queste ville. Non dobbiamo dimenticare che costituiscono un elemento unico nel nostro paesaggio anche a livello patrimoniale italiano e non solo italiano, a livello mondiale. Le ville venete sono un insieme di ville che costituiscono una realtà con un'identità straordinaria che non è ritrovabile da nessun'altra parte. La candidatura invece dell'area del Parco regionale dei Colli Euganei a diventare riserva della biosfera UNESCO procede in maniera spedita grazie al contributo della Fondazione Cariparo con 100.000 euro versati e quello della Regione Veneto che ha versato altri 20.000 euro. L'iter è già alle battute finali. Nella fase 1, proprio ieri, si è conclusa la serie di incontri promossi dal Parco con un webinar dedicato al terzo settore e al mondo dell'associazione. Dopo che nei giorni precedenti i meeting erano stati rivolti al settore del turismo, quello rurale e al mondo della formazione scolastica, illustrando per i vari ambiti quali siano le opportunità offerte dal riconoscimento. La prima fase, spiega il presidente del Parco regionale dei Colli Euganei, Riccardo Masin, si concluderà con la delibera dei 15 comuni dell'area del parco, con la quale verrà poi accettata la candidatura. Questa attività verrà registrata in un dossier da inviare alla Regione Veneto e al Comitato Nazionale Tecnico Uomo e Biosfera presso il Ministero alla Transizione Ecologica entro il prossimo giugno 2022. È stato presentato questa mattina in Piazza della Frutta a Padova il grande cuore solidale realizzato all'Uncinetto dall'Associazione De Leo Found. Alla presenza del presidente Diego De Leo, della segretaria dell'associazione Cristina Trevisan e della consigliera comunale Stefania Moschetti, delegata al progetto OMS Città Sane e quindi a un fotogruppo di donne impegnate nell'associazione stessa. Durante il 2020 hanno vissuto con la tragica esperienza della pandemia da coronavirus, l'associazione poi ha visto crescere enormemente le richieste d'aiuto. Le donne che partecipano al laboratorio creativo di questa associazione hanno sentito il desiderio di esprimere un forte segno di vicinanza a tutti coloro che hanno perso qualcuno a causa purtroppo del coronavirus. Durante il lockdown, non potendosi incontrare come accadeva prima, queste donne hanno lavorato ciascuna a casa propria, creando dei centrini all'Uncinetto destinati ad unirsi insieme per formare un grande cuore realizzato da 14 donne, 26.000 metri di filo e 1.200 ore di lavoro per costruire questo simbolo di circa 25 metri quadri. Vediamo. Siamo tutta parte di questo laboratorio creativo che è all'interno dell'associazione e ci riuniamo ogni 15 giorni, ogni settimana, e durante il periodo del Covid abbiamo pensato di fare questo cuore che è stato realizzato nel primo anno di pandemia
ognuno a casa lavorava, faceva un pezzo e poi ci siamo ritrovati alla fine per metterlo insieme. È stato fatto per la ricorrenza del primo anno di Covid e poi il cuore ha cominciato a girare. L'abbiamo chiamato Cuore Solidale perché appunto ci piaceva questa idea che girasse, che trasmettesse questo messaggio di solidarietà e di vicinanza a tutte le persone che sono mancate per Covid e alle famiglie di queste persone, perché noi come associazione ci occupiamo di dare assistenza a tutte le persone che hanno subito un lutto traumatico, per cui suicidio, omicidio, Covid, incidenti sul lavoro, incidenti stradali. E questa è la nostra mission. Ora è stato all'inizio a Vo, poi è andato a Bergamo, poi ha seguito il Giro d'Italia a Cortina, a Biattegrasso, è andato a Genova, sotto il Ponte Morandi, anche perché abbiamo cercato di allargare un po' questa cosa, nel senso anche le vittime di questi grandi incidenti, e poi adesso a Padova, però non è detto che finisca qua, forse continua a girare. Ancora la cronaca, un plauso dell'assessore alla sicurezza del comune di Padova, Diego Bonavina, alla squadra di polizia municipale dedita con i cani antidroga, con gli addetti ai ritrovamenti, a combattere e a prevenire lo spaccio delle sostanze stupefacenti disseminati tra le vie cittadine di Padova. Cani addestrati da conduttori altamente specializzati come il Segugio Lachi, che stanno facendo un grande lavoro di ritrovamento della droga con ben 4 tipologie nel mirino. L'amministrazione di Padova si è dotata, lo ricordiamo, di ben 4 cani antidroga. Vediamo. Garantire a 360 gradi la sicurezza ai nostri cittadini. Sappiamo perfettamente che l'ordine pubblico è di competenza del questore, dei carabinieri e della guardia di finanza, che la sicurezza urbana è invece di competenza dell'amministrazione comunale e quindi della polizia locale. Noi siamo, non tutte le città lo hanno, ci siamo dotati di 4 cani antidroga proprio per coadiuvare la questura nella lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti. I risultati sono molto importanti perché mi voglio rifare a quello che era il sondaggio emerso dal Sole 24 Ore. Facile leggerlo al contrario: Padova è la città dove c'è più spaccio, ma bisogna leggerlo nel modo corretto. Padova è la città dove ci sono più denunce, perché vuol dire che le forze dell'ordine lavorano bene da questo punto di vista. E noi andiamo in quella direzione. Se noi guardiamo i quantitativi di sostanze stupefacenti recuperati a Padova rispetto agli anni precedenti, rispetto alle altre città, è perché abbiamo 4 unità cinofile noi, perché ce ne sono altre 4 della Polizia di Stato, perché ce ne sono 2 dei Carabinieri, quindi è chiaro che sul territorio noi ci siamo. E noi in questo modo intendiamo combattere nel modo più fermo e più forte questo problema che esiste. Sarà l'edizione del ritorno alla primavera in tutti i sensi dopo la Virtual Edition del 2020 e quella speciale del settembre 2021, e sarà un ritorno in grande stile perché l'intero sistema Padova si rimetterà in moto proprio con la Padova Marathon. Quello in programma domenica 24 aprile non è soltanto un appuntamento di primo piano del calendario podistico internazionale, ma anche una vera festa della città e del suo territorio. Ricordiamo 2 le prove agonistiche, una da 42 e l'altra da 21 chilometri, e 3 stracittadine di 1, 5 e 10 chilometri, i cui percorsi sono stati ufficializzati oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Moroni. Vediamo. La maratona, che dopo 2 anni condizionati dalla pandemia e quindi in regime ridotto, il primo anno in fase virtuale e il secondo a regime ridotto solo con la mezza e una parte delle stracittadine, quest'anno torna con tutto il programma e quindi con le 2 gare competitive e con le stracittadine, e con la declinazione nel mondo dell'arte. E quindi ci siamo agganciati al bel riconoscimento che ha ricevuto Padova col secondo riconoscimento UNESCO, e quindi Runs in the Art. Beh, siccome si sarebbe detto un tempo, è uno strano connubio, perché indubbiamente cultura e sport sembrano mondi agli antipodi. Invece il fatto che realtà importanti, penso al basket, al calcio, la stessa maratona, hanno capito che la dimensione identitaria della città di Padova è un brand internazionale, conseguentemente associare gli eventi sportivi alla Urspicta dà un valore aggiunto,
impianti sportivi verranno, è importante, avranno la, tutti coloro che aderiscono alla maratona avranno la possibilità di entrare gratuitamente in Palazzo della Ragione, al Museo degli Eremitani, ma soprattutto l'evento sarà brandizzato, come dire, la Maratona di Padova è uno strumento con cui viene raccontato al mondo che la Urbs Picta è uno degli elementi costitutivi dell'identità anche sportiva della nostra città. Direi che è una relazione complicata e complessa, ma l'abbiamo declinata nel modo giusto. Tutti coloro che gli atleti della maratona avranno l'accesso a titolo gratuito al sistema museale della città di Padova. Direi che è un bel modo per ospitarli, ma è anche un modo per promuovere Padova. Loro diventeranno in ultima istanza dei testimoni Padova città accogliente, Padova città della Urbs Picta, e conseguentemente è uno scambio che non è a somma zero, è uno scambio a valore positivo per la città di Padova. Prosegue la rassegna spettacoli, anzi Padova spettacoli, organizzata da Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova, assessorato alla cultura, e che si dipana in teatri e sale in tutta la città. Ricordo che domani, 19 marzo, al Piccolo Teatro di Via Asolo alle 21:15 in cartellone il concerto di Beppe Carletti e di Yuri Cilloni, dei Nomadi, imperdibile per gli appassionati di musica e del complesso, che ha segnato la storia della canzone italiana proprio con successi come Io Vagabondo, Ho difeso il mio amore e tanti altri. La bicicletta, domenica 20 febbraio, sarà la protagonista indiscussa della quarta delle cinque domeniche ecologiche promossa dal Comune di Padova nell'ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento atmosferico approvato proprio dalla Regione del Veneto lo scorso anno. Per questa occasione saranno le piazze del centro storico come Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta e per la prima volta Piazza Insurrezione che saranno animate da attività informative e ricreative. Per chi ama a pedalare invece sono 5 le biciclettate che si snoderanno tra i punti di interesse storico e naturalistico della nostra città. L'apposita ordinanza chiude al traffico l'area perimetrale delle mura del 500 per tutte le categorie di veicoli nella fascia oraria che va dalle 8:30 alle 18:30. E l'ultimo appuntamento con le domeniche ecologiche 2022, ricordo, sarà la prossima del 24 aprile. Vediamo. L'obiettivo è quello di sensibilizzare, di trovare un modo di vivere, di muoversi sostenibile che esiste, e vedere anche in questo caso proprio sulla bicicletta quante possibilità ci sono, perché sarà il modo un po' di toccare con mano tutto quello a cui si può accedere, una sorta anche di fiera, se vogliamo, della bici. Padova è la seconda città in Italia per il sostegno allo sport. Secondo un report di Open Polis, istituto indipendente che analizza l'attività amministrativa sulla base dei dati, in Italia soltanto Trieste spende di più per lo sport in rapporto alla popolazione. Trieste arriva al 47,73 euro pro capite. Padova è appena dietro con 40,29 euro, mentre Firenze, terza, è decisamente staccata a 29,3 euro di pro capite. Un risultato che stimola e soprattutto a fare ancora meglio da amministratore, dice e soprattutto si inorgoglisce l'assessore allo sport Diego Bonavina. Non è scontato che una città come Padova possa scegliere di investire in maniera così importante sullo sport, ma è fondamentale per giovani e anziani e soprattutto per tutto il tessuto sociale. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale. Vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Vi ricordo la nostra pagina, ovviamente www.caffetv24.it, per rimanere costantemente aggiornati.